Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure, cioè Cristo, vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Ebrei 2, versi da 14 a 18.